now, go so fresh. Grazie, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Race Ride e siamo in compagnia di Luna. Test quindi del CBR 500R che mi avete chiesto in tantissimi. Ho sempre detto, mo lo facciamo sto test, mo lo facciamo. Oggi Luna, facciamo il test. Allora, che c'ha sta moto montata sopra? Terminator Mignoni, va. Terminator Mignoni, ma vero o falso? Vero. Vero, perché girano anche sti terminali che sembrano veri, ma poi nella realtà sono falsi. Altre cose? Specchietti e basta. Altre cose, specchietti e basta. Quindi abbiamo questo look un po' più aggressivo di questo CBR 500. Niente, usciamo a prova sta stondina, che di ondina si parla, piccolina, 470 quasi cc al motore. Sto curioso, sicuramente oggi sarà un test ride rilassante. Direi che possiamo partire con il nostro test di questo CBR 500RR, che poi non è 500 ma non è neanche 4,99, è 4,71 di cilindrata. Come il nostro solito, partiamo dal comfort alla guida, non potrebbe essere diversamente. Comfort abbastanza buono, la sella è veramente morbida, la posizione dei semi manubri è piuttosto chiusa a dire la verità, mi piacerebbe averli leggermente più aperti. Non si è caricati quasi per nulla sull'anteriore e la posizione delle gambe, lei passa così, e la posizione delle gambe è buona, dato che comunque le pedaline non sono quasi per niente arretrate e sono molto molto basse. Braccia, mani e gambe comunque sono ben riposate e la schiena guidando questa moto sicuramente vi ringrazierà. Venendo io da una super sportiva, per me questa è una passeggiata di salute. La moto comunque in città sa essere snella e agile. Dopo aver parlato del comfort, passerei subito al motore. Motore che ha praticamente elettronica pari a zero, dato che l'unica cosa di elettronico che abbiamo non disinseribile è l'ABS. Non troviamo né traction control né la possibilità di cambiare mappature motore. Su questo CBR 500 abbiamo a disposizione ben 48 cavalli per 43 Nm di coppia, che corrisponderebbero praticamente quasi 4 kg di coppia. L'erogazione è bella fluida, pulita, fino a fondo scala a 8500 giri circa, dopodiché entra il limitatore. La risposta con il comando del gas è buona, è preciso e non ci sono giochi strani con la manopola. Le marce entrano tutte in maniera molto fluida, pulita. Ovviamente, come vi accennavo prima, la moto non ha neanche il quick shifter, quindi si fa tutto in manuale con la buona vecchia leva della frizione, e il motore comunque trasmette affidabilità, come siamo soliti sapere essere prerogativa delle Honda. Altrettanto importante su questa moto c'è la ciclistica. Sulla parte anteriore troviamo una forcella telescopica da 41 mm, mentre sul posteriore troviamo un ammortizzatore ProLink sul quale si può regolare esclusivamente il precarico su 9 livelli. Cominciamo la salita che ci porta sulle nostre curve e proviamo un po' come si comporta questo CBR 500. Motore bicilindrico, vi ricordo, che nonostante tutto, devo dire, ha una bella grinta. E che sale su abbastanza agilmente. Proverei anche la discesa a questo punto, così da testare
il reparto sospensioni, mettendolo ancora più in crisi insieme a quello dei freni, e già qua esce qualche piccolo difetto. Impianto assiale affidato a Nissin sia sull'anteriore sia sul posteriore. Davanti troviamo dei dischi da 3,20, mentre sul posteriore un disco da 2,40. Purtroppo il difetto non è tanto sulle sospensioni, per quanto morbide possano essere. Il problema principale sono i freni, dato che questo CB, prima di arrestare e rallentare la sua corsa, con l'impianto frenante che ha, di strada ne deve passare. È un peccato, perché comunque il motore è brillante, energico, e in pista, visto che ho avuto modo di provarla, riesce a farvi anche divertire. Purtroppo però è necessario un intervento da parte vostra, se la destinazione, l'utilizzo finale è anche quello o quello, per migliorare sicuramente quello che è l'impianto frenante di serie. La ciclistica inizialmente potete magari lasciarla perdere, e poi, cosa importantissima, le pedane sono veramente troppo basse. Ogni volta che sono in curva e mi metto in piega sento che sto al limite per toccarle. ABS comunque invasivo il giusto, permette anche un leggero pattinamento del posteriore, quindi se cercate un po' il divertimento probabilmente con questa potete anche trovarlo, ovviamente non dovrebbe farlo nell'utilizzo corretto. Chiuso questo capitolo, direi che possiamo passare allo speed test per poi fare insieme qualche riflessione per capire così se ne vale veramente la pena di spendere più di 6.000 euro da nuovo per questo CBR 500R. CBR 500, che a parer mio di CBR ha soltanto la sigla. Tra i pregi sicuramente troviamo il fatto che sia facile, divertente ed equilibrata, insomma va bene per tutti. Il motore inoltre spinge bene fin dai bassi regimi e consuma veramente poco. Come vi ho detto prima, però, non è priva di difetti. L'ABS secondo me alla lunga potrebbe darvi noia. Il passeggero sulla sella posteriore sta un pochino sacrificato come posizione, e cosa forse più importante, il fatto che l'impianto frenante non sia adeguato per la cilindrata di questa moto. È sottodimensionato a parer mio, in quanto ha solo un disco freno. Honda sicuramente questa moto non te la regala, ma secondo me 6.250 euro al tempo erano troppi e tuttora rimangono troppi, visto che la concorrenza offre ben altre prestazioni e comfort. Come al solito, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tolto quelli che erano i dubbi in caso di un possibile acquisto. Vi chiedo di lasciare un bel like e scrivermi un commento qui sotto facendomi sapere la vostra su questo CBR 500. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno sempre sul canale. Da Frecciaverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, motovlog, test ride o unboxing che sia. Non mi resta altro che salutarvi. Ciao! Yeah.